siamo Buongiorno del Gallia News, e io sono il nostro direttore Massimiliano Cesara. Siamo qui con il fondatore della fondazione Gaia von Freiman e volevamo fare appunto qualche domanda per sapere appunto di questa associazione. Vuole illustrarci appunto, caro fondatore? Il nome? Edward von Freiman, esatto. Allora, ho costituito la fondazione Gaia von Freiman dopo la morte di mia figlia Gaia, che tragico incidente avvenuto il 22 dicembre del 2019. Da lì ho dovuto trovare una motivazione per andare avanti e ho trovato questa possibilità. Anche per me, per me stesso, poter costituire questa fondazione che assiste gratuitamente le famiglie delle vittime della strada, sia per la parte legale, quindi la parte civile, penale e peritale, più c'è anche sempre gratuitamente l'assistenza psicologica alle famiglie delle vittime della strada. Qui c'è la parte invece della disabilità, quindi l'inclusione delle persone disabili, soprattutto nello sport, andando nelle scuole, soprattutto nelle scuole medie e superiori, portando le mie carrozzine e cercando di far capire ai ragazzi cosa vuol dire stare sulla sedia a rotelle e spingerla per il quartiere. E ci sono state tante risposte positive da parte dei ragazzi, dove mi hanno ringraziato per avermi fatto scoprire il nostro mondo. E la cosa che mi è rimasta più impressa è stata quella dei ragazzi che, spingendo la carrozzina, si sono trovati sulle mani l'escremento dei cani, perché spingendo quella carrozzina naturalmente un normo dotato non si può mai rendere conto della gravità della situazione. E penso che qualsiasi ragazzo che ha provato questa esperienza non lascerà mai l'escremento del proprio cane sulla soglia della strada. È vero, ci vorrebbe proprio che anche a scuola insegnassero di più educazione civica rispetto alle persone, all'ambiente, perché questo purtroppo non c'è, viene molto sottovalutato nelle scuole, perché noi siamo quelli che comunque dobbiamo crescere i nostri figli e insegnarli, stargli accanto, non soffocarli, però insegnarli. E tutto questo non dovrebbe succedere. Purtroppo succede ancora e quello che cerco di far capire è che io 11 anni fa ero un normodotato come tutti quanti noi e vedevo il disabile in carrozzina come un poveraccio, e di poveraccio non c'è nulla, assolutamente nulla, e il poveraccio è, a mio avviso, cioè, quello che bisogna capire è che è la disabilità sta nella società e non ci permette di poter essere autonomi. Quindi bastano piccole precauzioni, come per andare ad esempio a via Corradriense, dove sono 1000 negozi, il 70% dei negozi noi non possiamo entrare perché c'è un gradone dove non ci permette di entrare. Quindi questa è una forte discriminazione che si potrebbe semplicemente mettere una pedana e poter in qualche modo entrare con semplicità. È vero, ci vorrebbero molte più attenzione alle infrastrutture quando si fanno strade, vie, piazze, negozi, eccetera, eccetera. Attenzione anche ai disabili e non diversamente abili, perché non mi piace chiamarli disabili. Ringrazio il presidente dell'associazione Gaia von Freiman. Von Freiman, scusate, ma sapete, Gaia News, che è la vostra conduttrice spesso di bambina. Un abbraccio a tutti e un saluto al direttore Massimiliano Ferrara. Grazie. Grazie mille.